Non perdere contatto dal rullo compressore Team Nuova Florida, rimanere agganciato al treno di testa. Con questi due obiettivi la formazione dell'L Nettuno affronta nell'impegno casalingo, valevole per la nona giornata di campionato, la compagine della zona pontina, bisognosa di punti per uscire da una zona di classifica al momento piuttosto scomoda. Dal centro sportivo La Coccinella un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi, che però è già tornato in possesso del pallone con questa bella triangolazione dello stretto, la conclusione in porta da parte di Novara, bella risposta di Ziroli. L'L Nettuno che adesso prova a ripartire con Novara, cede a destra questo pallone coinvolgendo Monteforte e poi c'è la conclusione in porta improvvisa che termina sul fondo con Rosati. C'è Abenda a destra, si propone, riceve Abenda, un bel cross al centro e poi la conclusione a colpo sicuro da parte di Areni, splendida risposta di Battaglia già dall'altra parte. L'L Nettuno a calcio di punizione in favore del L'L Nettuno, che vuole adesso aumentare un po' il ritmo. A sinistra c'è allora Scarpetti, prova ad accentrarsi, un colpo di tacco interessante, la conclusione di Novara. C'è Scarpetti che calcia direttamente in porta, trova la deviazione e la marcatura del vantaggio. Il L'L Nettuno con questo tiro di Scarpetti, deviazione da parte di un uomo in barriera che mette fuori causa Ziroli, avanti dunque L'L Nettuno, ancora Benda. Cerca l'apertura, intelligente per Secci, manda a vuoto l'avversario, mette dentro e arriva il pari della formazione della zona pontina, pareggio grazie a un'azione costruita in maniera impeccabile che è stata conclusa in maniera mirabile da Rosati. Da due minuti di recupero concessi dal direttore di gara, circolazione perimetrale del pallone, Scarpetti prova l'iniziativa con il sinistro, Scarpetti poi si affida a Pace con questo elegante colpo di tacco, ancora Scarpetti in una inusuale posizione arretrata, Scarpetti con il sinistro trova solo l'esterno della rete, della zona pontina. Attenzione a questo pasticcio difensivo, c'è Areni che calcia in porta, occasione davvero colossale sprecata qui da Areni, allarga il gioco a sinistra, tocco in profondità adesso per Cacciotti, la conclusione che mette in difficoltà Battaglia a sinistra, il pallone verso Herrera, poi Monteforte che prova la conclusione e c'è l'altro intervento di Ziroli, ancora centralmente Herrera, bel lavoro e conclusione in porta improvvisa da parte di Scarpetti e parata di Ziroli con il guantone destro, ha messo in calcio d'angolo, prova ancora L'L Nettuno, attenzione a Herrera e poi pallone dentro, arriva il gol del 2-1, improvviso questo guizzo da parte di Scarpetti che è stato pescato con il contagiri da Monteforte, prova adesso sul binario di destra a costruire qualcosa di pericoloso la squadra della zona pontina, conclusione che viene neutralizzata bene da Battaglia, insiste Quaresima, l'opposizione del capitano Pace, ancora Quaresima che cerca di forza di trovare un pertugio, tiro improvviso da parte di Secci, altra deviazione, altro calcio d'angolo a sinistra per Herrera, lancio in profondità verso Scarpetti con il contagiri, Scarpetti si accentra, prende la mira, calcia in porta, palo, non è finita, c'è ancora Monteforte che subisce fallo, potrebbe essere un match point per la formazione dell'L Nettuno, la conclusione da parte di Faraoni, palo e gol. Arriva dunque la rete che chiude con ogni probabilità questo match da parte di Faraoni, che è stato precisissimo con questo suo destro, e fischia in questo momento il direttore di gara la fine di questo confronto, un confronto comunque molto equilibrato che ha visto però la squadra di casa prevalere 3-1 grazie alle due reti segnate proprio negli ultimi minuti di gara, grazie dunque a Scarpetti prima e Faraoni poi. L'L Nettuno che torna dunque al successo e sale a 18 punti in classifica, riuscendo dunque a rimanere agganciato al treno di testa, mentre per la zona pontina questa sconfitta è la sesta in 8 giornate di campionato, dunque situazione non ideale dobbiamo dire per la squadra di Cesare, e con questo risultato 3-1 dell'L Nettuno sulla zona pontina. Vi diamo appuntamento alle prossime sfide, un saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi in voce, da Gianfranco Marceddu che ha operato le riprese televisive.